Da metà aprile a inizio maggio. No, non potete dire. Siamo i Limoretti, siamo romani in più tre steverini, ma non per te siamo i più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini. Da metà aprile a inizio maggio nascono degli ingredienti buonissimi nel Lazio per fare la vignarola e oggi voglio condividere con voi la mia versione. Ingredienti per 4 persone. Ho usato 3 carciofi romaneschi e poi li ho puliti e fatti a spicchi, 2 cipollotti, 1 kg di fave da pulire e ho tolto il cuore dai baccelli, 1 kg di piselli freschi da pulire e poi imbiancati con acqua, zucchero e sale, un cespo di lattuga romana tagliato a striscioline fini, un mazzo di asparagi da usare la maggior parte solo le punte e la parte tenera, mezzo litro di brodo vegetale, sale quanto basta e pepe bianco a gusto. Tempo totale della realizzazione del piatto 30 minuti. Eccoci qua, adesso siamo ai fornelli e andremo a completare questa ricetta e passo passo vi spiegherò i vari passaggi, ok? Ovviamente accendiamo il fornello, facciamo scaldare un po' la rodella, un giro d'olio. Nel Lazio dicono che va generoso, o come diceva la sorella. Primo passaggio, il cipollotto, molto importante. Adesso andremo ad aggiungere un pochettino di sale, che ci aiuterà a farlo sudare prima. Come io non gradisco molto i fritti, piace più lasciarlo appassire, andrò a aumentare un pochettino sul fondo di brodo vegetale, fino a te. Adesso copertiamo e lo lasciamo andare per 5 minuti. Ok, 5 minuti e torniamo. Eccoci qua, tornati, 5 minuti sono passati, togliamo il coperchio e andiamo ad aggiungere gli elementi un po' più callosi, per cui gli asparagi e i carciofi. Ok? Andiamo un po' di pepe bianco, ok, un profumo, mettiamo un po' di sale e mandiamo. Ovviamente, come dicevo prima, ci sono tante versioni. La mia versione è con gli asparagi, ci sono anche molte versioni che usano il guanciale. Aggiungiamo a questo punto un po' di brodo vegetale e qui deve cuocere un po', ok? Qui stopperemo, daremo un 10 minuti, 10-15 minuti che appunto deve dare un po' di cottura sia ai carciofi che agli asparagi, ok? Ci vediamo tra 10 minuti. Abbiamo fatto passare questi 10-15 minuti e andiamo a vedere a che punto siamo, ok? Adesso il prodotto comincia a piacerci. Mi dispiace che non potete sentire i profumi, ma realmente sono veramente buoni. Ok, adesso andiamo ad aumentare gli altri ingredienti. Ok, partiamo dai piselli che abbiamo preventivamente sbianchito, un pochettino acqua bollente, sale e zucchero per mantenere il colore, e le fave che abbiamo sbucciato, ok, queste erano circa un chilo. L'ultimo ingrediente che andiamo ad aggiungere sarà la lattuga. Lattuga ovviamente romana. Adesso rialziamo il fuoco e facciamo appassire. Appena aggiungeremo un pochettino di sale e coperchieremo, saranno gli ultimi 5-10 minuti. Aggiungiamo anche sempre un po' di pepe. Aggiungiamo il brodo vegetale, chiudiamo col coperchio
e lo facciamo andare per altri 5 minuti, ok? 5-10 minuti. Andiamo un po' a occhio, vediamo quando la lattuga se è tutta quanto appassita, ok? 5-10 minuti e finalizzeremo il piatto insieme. Come vedete, il liquido è rimasto pochissimo, ma ci servirà per ammorbidire un po' il pane. Aggiungiamo un filo d'olio, ok? E spegniamo il nostro fuoco. Questa è la mia versione della Vignarola, ok? Che profumo, buon appetito. Ci vediamo alla prossima.